Nel raggio di pochi metri di distanza uno dall'altro, Mauro Del Grosso, nel prossimo servizio che segue, ha contato, pensate, a Borgotaro ben 7 bar, tutti uno molto vicino all'altro. E si chiede, non saranno troppi? Ora poi con l'avvento della brutta stagione, quindi anche con il calo drastico dei turisti? Dove siamo? Siamo in Piazza Verdi a Borgo Val di Taro, a Borgo Taro, la piazza davanti ai giardini. Cosa è successo negli ultimi tempi in questa piazza? È successo che è aumentato il numero dei bar complessivi di Borgo Taro e di questa piazza. Vediamo cosa è successo. In meno di 100 metri ci sono 7 posti dove si può andare a prendere qualcosa da bere, dove si può prendere un caffè, dove fondamentalmente c'è un ristoro. Luca e Paolo, c'è la pizzeria che anche qui si può mangiare e bere, abbiamo la gelateria, poi la nuova gelateria che è appena arrivata. Il Firenze, il ristorante storico e il bar Firenze, poi l'ultimo arrivato che è Roma e non dimentichiamoci che è un bar anche i due gatti, magari non lavora tanto, non fa tanti caffè, ma è un bar anche quello. A questo punto probabilmente questo è il posto con una più alta concentrazione di locali pubblici della valle e sicuramente a livello italiano. Il fatto poi che alcuni si tocchino crea qualche scintilla, crea qualche problema. Abbiamo cercato di parlare con gli esercenti e la risposta è stata no comment, no comment. È chiaro che il comune da tutto questo guadagna perché arrivano delle tasse, arrivano dei tributi, arrivano delle situazioni, ma quando calerà il turismo? Quando ci sarà meno gente a Borgotaro? Quando ci sarà l'inverno dove le persone che gireranno si conteranno sulle dita di una mano? Sopravviveranno tutti? L'Associazione Volontaria contro il Cancro Insieme per Vivere organizza presso la sede di Via Nazionale un mercatino di oggetti di abbigliamento vintage a partire dallo scorso sabato 15 settembre. Il mercatino rimarrà aperto fino ad esaurimento merce. I prezzi sono davvero interessanti e il ricavato, sempre per acquisto di macchinari per diagnosi precoce e cure delle malattie tumorali. Quindi non mancate di visitarlo, questo mercatino di oggetti e abbigliamento vintage. Ed ora siamo alla pagina sportiva, ci occupiamo subito di calcio. Ieri la prima giornata, guardiamo i risultati di prima e seconda categoria. Dopo solo la prima giornata si registrano già luci ed ombre nella squadra della Valtaro Valceno. Esordio amaro in prima categoria per la matricola Bardi, battuta 2-1 dal più navigato Lesignano, che pur commettendo qualche errore riesce comunque a portarsi a casa il bottino di 3 punti. Per il Bardi sembra facile grazie a un autogol del Lesignano a soli 5 minuti dall'inizio, siglato da Bernini. Il primo tempo si chiude in vantaggio per la squadra della Valceno. Nella ripresa passano 2 minuti e Beatrice Cerchia ottiene nel gol del pareggio. A questo punto per entrambe le compagini è caccia alla rete decisiva, non senza qualche brivido nelle aree di rigore di entrambe. Ma il brivido più grosso al 34esimo a decretare il risultato finale dell'incontro a favore del Lesignano grazie ad un'autorete di Boscolo del Bardi che porta in vantaggio i padroni di casa. I ragazzi di Mister Bianchi non demordono, non vogliono uscire sconfitti ed è Pontremoli al 37esimo che cerca il pareggio senza trovarlo ma solo lambendo il palo. Esordio al tappeto anche per la Valtarese, che retrocessa dalla promozione alla prima, trova subito gioco difficile con il 4 Castella che costringe la squadra di Mister Calchini al 2-1 finale. La Valtarese deve recriminare soprattutto su quello che poteva fare e non ha fatto, lasciando spazio agli avversari da subito, tanto che solo dopo 1 minuto di gioco gli ospiti sono in vantaggio. Ci ha pensato Mori al 16esimo della ripresa a portare il risultato in parità, ma per poco la zampata di Versari al 39esimo sul filo del fuorigioco ha affreddato gli spettatori del Bozzi e fermato le speranze dei padroni di casa. Tutto da rifare per entrambe le formazioni, ad iniziare dal prossimo turno, quando la Valtarese, 0 punti, andrà sul campo del Collecchio, che in classifica ha 1 punto, e il Bardi se la giocherà invece col Puglianello, anche lui a bocca asciutta in ultima posizione. Passiamo alla seconda categoria, dove spettacolo e gol non sono certo mancati, ad iniziare dall'incontro tra il Cervo e il Borgotaro, conclusosi sul risultato di 3-3. Sono stati 90 minuti molto combattuti, dove le squadre hanno deciso subito di confrontarsi a viso aperto, mettendo in campo un buon gioco. Ad aprire le danze è stato il Cervo al 39esimo del primo tempo, seguito 2 minuti dopo da Bongi del Borgotaro, che ha rimesso la situazione in parità.
Primo minuto della ripresa e sono i ragazzi di Biagio ad andare a segno regalando la momentanea vittoria al Borgo Taro grazie a Scarpenti. 8 minuti dopo tornano in rete gli avversari riportando in pareggio l'incontro, ma di tempo ce n'è ancora da giocare. Infatti il Borgo Taro ci riprova, senza fortuna però, è aiutato dagli avversari comunque che segnano un autogol al 14esimo regalando la vittoria al Borgo Taro e mettendoci poi una pezza al 32esimo pareggiando con Della Porta per il definitivo 3-3. Inutili tentativi negli ultimi minuti di gara da parte di entrambe le compagini di siglare il gol della definitiva vittoria. Un punto ciascuno e tanto spettacolo regalato ai tifosi sugli spalti. Una passeggiata all'incontro tra Sivizzano e Ghiare, per quest'ultima che vince agevolmente siglando 4 reti, per il Sivizzano solo il gol della bandiera. Bene anche il Solignano che ha avuto la meglio per 2-1 sul Valgotra. In rete sono andati Davide per il Solignano, autore di una doppietta, e Devoti per gli avversari. Infine il derby della Valtaro, molto atteso, ha decretato la vittoria netta del Compiano che ha battuto per 4-1 il Bedonia che ha dovuto giocare a lungo in 10 per un'espulsione. La squadra allenata da Gasparini ha letteralmente travolto gli avversari incapaci di reggere il Compiano, davvero in ottima giornata. Solo dopo 3 minuti di gioco infatti Valentini su punizione porta in vantaggio i suoi. Al 31esimo ci pensa Faconti a portare il risultato di nuovo in parità, ma per il Bedonia è un miraggio. Da qui in poi la furia degli avversari sarà ingestibile. E Caputo al 35esimo, Valentini di nuovo su punizione al 43esimo e nella ripresa al 12esimo le rose siglano reti importanti per un ottimo avvio di campionato. Il Compiano insieme a Ghiare e Solignano è a punteggio pieno in classifica, quota 3 punti, segue Borgotaro a 1 e Valgotra e Bedonia a 0. Domenica il Borgotaro ospita il Lemignano, Bedonia va sul campo della Calestanese, il Compiano gioca in casa con il Sivizzano, la Ghiare incontra sul terreno amico l'Audace, il Solignano va dal Madregole e infine il Valgotra ospita il Cervo. Il meteo di domani, martedì 18 settembre. Avremo sereno o poco nuvoloso con tendenza nel pomeriggio ad aumento della nuvolosità. Le temperature minime in lieve aumento con valori tra 13 e 15 gradi. Anche le massime saranno in leggero rialzo, valori tra 22 e 25 gradi. Infine i venti saranno deboli al mattino con rinforzi nel corso della giornata. Vi lascio con i programmi di RTA della serata. Si comincia alle 20.45 con la rubrica C'è musica nell'aria, alle 21.30 la rubrica di ciclismo ultimochilometro.net e poi al termine il nostro TG. Grazie a tutti come sempre per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento. A domani.